Kaiser Face Marathon. Ladies and gentlemen, Sina Horn, Sina Bebe. Amanda Uda, 2 ore, 12 minuti e 59, ufficioso. Sì, sono soddisfatto della gara. Non pensavo, l'obiettivo principale era divertirmi, godermi la prima esperienza sulla maratona. C'ho ancora tanto da imparare visto che è la prima, però nonostante tutto sono soddisfatto. 2/3 della gara l'ho corsa tutta da solo, con un po' di vento anche in faccia, e non era particolarmente semplice, però tutto sommato sono molto molto soddisfatto. Adesso sto già pensando alla prossima. Oltre alle aspettative, perché sono in carico di chilometri che sto preparando il mondiale di 100 chilometri. E poi sinceramente il finale pensavo un po' meglio, ma gli ultimi ponti, ragazzi, te la fanno sudare davvero tanto, quindi sono davvero soddisfatta. Ce l'abbiamo fatta, ponti, tanti ponti, al 35esimo ho vista brutta, ma mai mollare, ed eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta. Sempre bello il percorso, è unico. E tanto tifo, tanto. Quest'anno ce n'era proprio tanto. Una delle maratone più belle, me la sono goduta davvero. È dura perché è una maratona, però Venezia è magica. Bella, bella. Ci sono tornata dopo 5 anni. È la mia 5ª volta qui a Venezia e resta sempre la più bella. Doppia medaglia direi, dai! Amore. Che Venice Marathon è stata? È difficile, stavo bene, però i crampi ce l'hanno fatto soffrire come un cane. Però la prima ed ultima. Vedremo. Noi oggi abbiamo corso con le gambe, però c'è la nostra corsa della vita, dove ugualmente dobbiamo impegnarci con passione e con tenacia per portare avanti ciò che è importante per la vita di tutti. E quindi ieri sera abbiamo ribadito il messaggio di pace per le situazioni che stiamo vivendo a livello planetario ormai, e anche grazie, e anche l'augurio che questi momenti sportivi facilitino sempre di più l'incontro, l'amicizia, le relazioni tra le persone.